E molto sentito è stato anche l'intervento di Claudio Donati, che è il segretario generale della Sotir nazionale. Da un mese solo è nato qua in provincia di Pisa, appunto anche per Luca e Massa, la vostra associazione è un grande risultato. Beh, effettivamente sì, è stato un risultato, diciamo, al di sopra delle aspettative, perché come giustamente lei diceva, è appena un mese che è passato dalla costituzione della nostra sede interprovinciale e francamente non ci saremmo aspettati una presenza e un'attenzione così estesa da parte degli imprenditori e anche da parte delle istituzioni. Ecco, il tentativo che abbiamo fatto con questa prima uscita è di far dialogare il nostro mondo con le istituzioni, in modo particolare quelle locali, ma non solo. E devo dire che considero un risultato molto importante la condivisione e il sostegno che è venuto un po' da tutti, da parte di tutte le istituzioni, all'idea, al progetto di Track Village, cioè di realizzare un'area di sosta attrezzata appositamente per l'autotrasporto, per gli autotrasportatori, di cui qui c'è grande necessità. Si tratta di una scelta che corrisponde ad una esigenza non solo di razionalità, di miglioria, diciamo così, del sistema logistico e trasportistico, ma soprattutto una scelta di civiltà, perché probabilmente, sicuramente, anzi consentirà alle centinaia di trasportatori che ogni giorno frequentano quest'area di poter avere un soggiorno e delle soste civili, cose che oggi non avviene.